Dentro i primi tre punti in campionato dell'Ancona c'è il secondo KO consecutivo della Salernitana al termine di una gara con il marchio tipico della B, fatta di tanto agonismo, buon ritmo ma qualità non eccelsa. Al Colero, dopo il fischio d'inizio per oltre mezz'ora, Ancona e Salernitana si affrontano come due pugili ad inizio carriera, senza precauzioni, a viso ben aperto, ma anche senza il pugno che sia in grado di stordire l'avversario. La buona volontà non manca né da una parte né dall'altra, mancano però qualità e precisione in zona gol. Il gol che sblocca il risultato a favore dell'Ancona è così anche l'episodio che ravviva il confronto. Lo segna Colaconi al 35esimo con un piatto preciso e angolato dal limite dell'area. Lo innesca il neo acquisto Zavagno con una di quelle volate mancine che sono il suo pezzo forte, che già nella scorsa stagione al Pisa aveva proposto a più riprese. Colacone dunque il primo marcatore di questa B per l'Ancona, che aveva debuttato prendendone 3 a Lecce, ma che dopo il gol segnato sale di tono e schiaccia le corde ai campani sino alla pausa di metà gara. L'Ancona va dunque negli spogliatoi forte di un minimo ma prezioso vantaggio, la Salernitana va ben volentieri a prendere fiato perché una volta andata sotto nel punteggio è andata anche in affanno. In apertura di ripresa, quando il palo ferma la punizione di Surraco, i campani vanno invece molto vicini alla seconda capitolazione, ma il pericolo corso non li scuote a dovere. L'Ancona si rintana in attesa del contropiede, ma quando lo aziona il risultato è modesto. La Salernitana, che scarseggia in idee, prova con qualche iniziativa personale, ma il risultato è pure modesto. È invece una gran punizione quella che Miramontes piazza al 75esimo, trovando però sulla sua strada la manona di Polito, che tiene in partita la Salernitana. Zavagno termina invece la sua gara con il gol del 2-0 che in pieno recupero corona il più classico dei contropiedi e che gli vale la palma del migliore in campo. Zero occasioni da gol create al Dorico e ancora zero punti in classifica. Mister Brini è già ai primi grattacapi da risolvere a Salerno e tanto bisogno di una punta di peso. Dopo 180 minuti in campionato, l'Ancona di Mister Salvioni può già dire di aver fatto un ottimo acquisto con Zavagno e c'è l'impressione che possa ottenere grandi cose da Miramontes. Il potenziale per salvarsi, Salvioni pare avercelo e come.